parliamo di BPCO, è una malattia poco conosciuta la cui aderenza alle cure alcune volte non viene rispettata. La BPCO è una condizione complessa ed eterogenea. Dietro questo acronimo, spesso incomprensibile per i pazienti, si nascondono numerosissimi quadri clinici che hanno caratteristiche completamente diverse anche per distribuzione in termini anatomici, quindi può colpire le vie aeree così come può colpire il polmone stesso e quindi il parenchima, con varietà proprio di fenotipi che però chiamiamo tutti i BPCO, caratterizzati tutti dall'avere un'ostruzione bronchiale che documentiamo con la spirometria, ma che necessita di essere diversificata poi nell'inquadramento terapeutico. Terapia che nella maggior parte dei casi viene effettuata con dispositivi inalatori, quindi le molecole che vengono utilizzate vengono distribuite direttamente nelle vie aeree attraverso dispositivi inalatori e non sempre questo viene percepito come un trattamento reale dai pazienti, tant'è che l'aderenza è una delle problematiche più importanti in questa tipologia di pazienti. Parliamo della sintomatologia e come riconoscerla. La sintomatologia è caratterizzata da affanno, quindi una dispnea da sforzo inizialmente e tosse generalmente produttiva. Questi sono i sintomi principali del paziente, ma quello che fa rivolgere il paziente al medico e che affligge e che lo turba particolarmente è sicuramente l'affanno sotto sforzo, quindi il non poter effettuare le attività che un tempo invece venivano effettuate con facilità, come anche andare a ballare piuttosto che fare delle attività di esercizio fisico all'aria aperta. Ecco, quelle sono le motivazioni principali che inducono il paziente a rivolgersi al medico. Ma quando il sintomo è già così palese, il danno è già abbastanza esteso, per cui noi dobbiamo fare delle campagne di prevenzione e soprattutto delle campagne di conoscenza della condizione, perché questa sintomatologia venga riconosciuta innanzitempo, tant'è che ormai già da qualche anno il mese di novembre è stato istituito come il mese della prevenzione della BPCO dall'Istituto Superiore di Sanità degli Stati Uniti, ed è stato istituito il COPD Day, il COPD Month, insomma il mese proprio della BPCO, proprio per dare voce a questa condizione e fare in modo che venga conosciuta e soprattutto riconosciuta dai pazienti stessi e da coloro che se ne occupano, quindi i loro familiari.